Ciao, siamo a Milano e siamo per intervistare Iago, o meglio Jacopo Cardillo, scultore italiano, classe 87, a soli 24 anni è stato scelto per rappresentare l'Italia alla Biennale di Venezia. I suoi video sono sempre molto zen. Noi oggi cercheremo di scoprire i suoi lati oscuri. Ce ne saranno? Al circolatorio perché... Ma che ne so perché? Non lo so. No, il lavoro è una pulsazione di questo cuore e poi si sviluppa in relazione ad una videoinstallazione e quindi tutto gira, anche i video sono in loop. Queste alle mie spalle sono 30 cuori che vanno a formare un battito del cuore, 30 fotogrammi di una pulsazione che poi messi in loop te hai la percezione nel video del battito del cuore, di questi cuori in ceramica. E quindi è tutto un loop, è tutta una cosa che torna, che gira e che pulsa. Sì, viene esposta a, incredibilmente, un'opera di Adolfo Wildt, che per me è stato Beethoven, sai, uno che studia arte, cioè un punto di riferimento fondamentale per la mia passione. Si chiama Cave Canem Humanitas, che è un medaglione a due facce e in una c'è questo cane. E quindi io, quando me l'hanno proposto, la galleria, mi è venuto in mente di mettere in relazione a quest'opera la mia opera che si chiama Sphinx, che è questo feto di questo gatto senza peli all'interno di questo sasso di fiume di marmo. Guarda, mi devi dare 5 minuti che telefono, sì. Quello che scrive i testi. No, scherzo. Ma sì, sicuramente lo è, ma lui è storicizzato, cioè è un famoso, è uno che viaggia a un certo livello e ha una notorietà consolidata, perché cioè c'ha anche una sua età. Artisticamente parlando, io consiglio a tutti i ragazzi di utilizzare i social per comunicare, per condividere le proprie idee, perché gratuitamente, con pochissimo, si danno un'opportunità, creano un portfolio online e qualcuno che è interessato, cioè se lavorano sui contenuti più che sul contenitore, sui numeri, qualcuno è interessato, lo trovo. Se io ogni giorno condivido il mio pensiero rispetto all'arte, quando vai a fare una ricerca è molto più probabile che appaio io piuttosto che un altro. Allora io vedo in giro moltissime persone che si lamentano, dicono guarda quel deficiente che fa i video, fa delle cose, dice le cose anche sbagliate. Ma te che invece hai un'idea precisa, e perché non ti metti, no, in gioco? Perché oggi comunicano così. A me piacerebbe andare a cavallo per Milano, però sai, al lavoro, cioè, dove lo lascio? Dove lo parcheggio? Cioè, viviamo in un mondo che ha delle dinamiche, quindi è intelligente, secondo me, utilizzare quei mezzi che abbiamo a disposizione. In tasca abbiamo un mezzo che gratuitamente ci fornisce tutte, no, le possibilità per poter fare grandi cose. Perché non utilizzarlo? Lo consiglio. Mi sento di dire che le cose che ho fatto me le sono sudate. Non è venuto qualcuno a bussarmi alla porta e a dirmi guarda, voglio darti delle possibilità. Non è stato così. Me le sono trovate, no? È facile che poi, nel momento in cui ottieni un risultato, tutti dicono, passano dal era un ragazzo di Aragne che poi all'improvviso è esploso e è andato a finire, no, a Milano, una mostra a Milano, un biennale, che poi erano delle cose che cadono così. No, nel mezzo tra era un ragazzo di Aragne e la mostra di Milano c'è un infinito quotidiano fatto di 24 ore di sudore, sangue, sudore e lacrime. Capito? Questo c'è l'abnegazione. Quello no, viene messo da parte, ok? Lavoravano in un garage e poi sono usciti con la Apple. Tutti quelli lì non facevano altro dalla mattina alla sera, cioè andavano in giro, mangiavano microchip. Però queste cose non le diciamo perché poi le facciamo il film dopo, capito? Invece no, c'è un lavoro quotidiano. Se noi lavoriamo, ci diamo un po'. Oggi non c'è qualcuno che ti sponsorizza, sei tu che ti sponsorizzi. A me me ne frega ben poco che sto in Italia. Io sono italiano, nel senso che vivo qui, sono nato qui. Però non mi interessa che qualcuno venga a dirmi ah, ti aiuto io, ti do l'opportunità, o uno fuori. Io mi do le mie opportunità lavorando, essendo serio e amando quello che faccio. Questo è. Mi piace soprattutto il fatto che ti segua con lo sguardo e trovo incredibile che un'opera del genere sia stata realizzata interamente a mano. Lo trovo sconvolgente.
Come hai conosciuto Iago? Su Facebook, tramite condivisioni di mie amiche. E l'ho scoperto per caso, credo forse proprio con il papà Ludo. Ne sono rimasta affascinata e ho iniziato poi a seguirlo su Facebook. Cosa ne pensi di questa staffa? Mi piace perché Iago è stato molto molto creativo, perché Tasso mi fa molta impressione. Perché non so se la pietra sia un altro materiale che è stato confezionato l'opera. La mia curiosità è quella. Mi ricordo molto il lavoro precedente, perché poi l'ha rifatto. E è stata una roba geniale, perché già anche nel video diceva che il lavoro non è finito. Sono libero professionista nel settore dei viaggi e del turismo. Piacciono i suoi video? Bellissimi, assolutamente. Vedere un artista che plasma dal nulla una forma è un'opera d'arte già dall'inizio. Allora, notare come... Odio l'odio, odio chi odia e odio chi viene odiato. Poi. Poverino quello che odi quello che viene odiato. Sì, quindi quindi mi odio anche, perché se odio chi odia, mi odio, okay. Perché c'è tutto un gioco. Va bene. Un gioco oscuro. Tre cose che ami? Tre cose che ami. Amo l'amore, amo chi ama e amo chi viene amato. Non so se abbiamo scoperto dei lati oscuri di Iago, ma di sicuro abbiamo scoperto che Iago è molto amato, soprattutto dai giovani. E seguendo il suo ragionamento, secondo il quale lui ama chi è amato, si ama molto. E quindi forse è un po' narcisista?